Rientro immediato di centinaia di operatori sanitari, tra medici, infermieri, OS ed amministrativi, con tampone negativo e asintomatici, ma in quarantena e assunzioni straordinarie. Il decreto del Presidente del Consiglio autorizza il Veneto di intervenire con forza nell'emergenza coronavirus. Certo, spese che graveranno sul bilancio regionale, ma che saranno dedotte dal Fondo Sanitario Nazionale. La salute deve venire prima di tutto. Ci sarà questa possibilità, tant'è vero che abbiamo già pronta un protocollo da inviare a tutte le ULS, in maniera tale che questi dipendenti siano assolutamente tutelati quotidianamente con tutta una serie di attività che vanno dal tampone alla misurazione della febbre o quant'altro, ma che questo ci permette di riportare in pista ovviamente linfa vitale per i nostri ospedali. Questo vale anche per i medici di base, vi ricordo, perché in alcuni casi ovviamente dove non ci sono le medicine di gruppo abbiamo visto chiudere ambulatori. Molti medici hanno visitato i pazienti positivi, sono col tampone negativo i medici, ma in base alle direttive devono stare in isolamento fiduciario. Il governatore applaude l'istituzione della zona rossa in tutta Italia, ma non esclude che si possa, se serve, arrivare ad una chiusura totale per rallentare con decisione il virus e poi finalmente ripartire. Una scelta che però dovrà avere una validazione scientifica, sarà la comunità scientifica a dire se servirà realmente. Ed è una scelta peraltro che ha trovato il consenso di tutti i colleghi governatori. E per noi oggi significa ragionare in un'altra maniera, mettere in sicurezza le zone che ancora non hanno avuto un'escalation di contagi, e penso alle tante regioni del sud. Dall'altro, ovviamente, mettere ancora più in sicurezza e mettere ancora sempre più sotto controllo tutte le altre aree del territorio. L'appello ai cittadini è quello di rispettare le regole, però penso che sia un appello quasi assurdo, visto considerato che vedo nelle nostre, io che vengo da una provincia che è ex zona rossa, oggi Veneto e tutta Italia è coinvolta da queste norme, vedo che alle 6 di sera si chiude. Non è escluso, e questa è un'idea che sta circolando e lo dico, prendetela come riflessione, ma non la trovo tanto barbina come riflessione, che piuttosto che protrarre un'agonia che dura mesi, sia meglio ad arrivare a una chiusura totale, ben contingentata, in maniera tale che si possa bloccare il contagio del tutto. C'è anche questa linea di pensiero, immagino che oggi ne parleremo anche nei prossimi giorni, però è fondamentale pensare che noi dobbiamo isolare il virus. Perché? Perché più rallentiamo il contagio, cioè la velocità di contagio, più respiro abbiamo rispetto alle strutture ospedaliere. La vera emergenza resta il reperimento delle mascherine introvabili sul mercato. Ieri sono arrivate 45.000 mascherine, mi hanno detto che sono già state distribuite. Ne sono in arrivo oggi 200.000, sono appena state sdoganate a Genova, e quindi arriveranno oggi e verranno distribuite. Poi c'è l'ordinativo delle 500.000, insomma, su cui le stiamo seguendo. Come dispositivi, sicuramente sappiamo, per quanto riguarda la mascherina, la grande necessità che abbiamo. Sapete che noi, insomma, forniamo le aziende ospedaliere, i medici di medicina generali, ma anche le strutture per anziani, quindi i centri socio sanitari, perché sapete, insomma, ne abbiamo parlato sempre, sono molto importanti, perché essendoci una popolazione molto anziana. Anziani che non devono temere, i posti in terapia intensiva in Veneto al momento ci sono 90 letti liberi. Le terapie intensive ad oggi da noi tengono. Vi raccomando solo le comunicazioni su questi temi delicatissimi, di non offrire il fianco a psicosi o altre robe del genere. Questo dipende solo da voi. Comunque noi saremo lì puntualmente a verificare se quello che viene diffuso corrisponde alla realtà oppure no. Siete montate un'ottantina di tende da 8 posti nei principali, fuori dei principali ospedali e nelle carceri, per consentire le operazioni di triage separato. Non tutte sono attive, ma alcune sono già state attivate. In modo particolare insediamento, lo chiamo così, di tende più rilevante è quello delle 12 tende che sono montate fuori dalle malattie infettive dell'ospedale di Padova, dell'azienda ospedaliera di Padova. Abbiamo a presidio di queste strutture oggi una sessantina di squadre attivate di volontari, e effettuiamo anche, qualora ce ne sia necessità, il trasporto urgente di dispositivi di protezione o materiale sanitario, insomma,
quello che serve. Abbiamo dato la disponibilità anche come sistema di protezione civile al supporto a quello che diceva, che già viene fatto da, come dire, ragazzi, giovani, volontari a titolo personale, anche per supporto a eventuali situazioni di persone che sono in quarantena.